Regà, video speciale, video rapido speciale perché clamoroso, ne volevo parlare, clamoroso, ne avevamo parlato a più riprese, avevo fatto diversi video, avevamo anche guardato quella competizione insieme nella speranza che Son riuscisse appunto a salvarsi dalla leva, non partire dalla leva, a fare la leva, quindi non partire per l'addestramento militare. Avevano vinto la coppa e quindi erano riusciti miracolosamente, quando nessuno gli dava un euro, avevano vinto i giochi asiatici, nessuno gli dava un euro, erano riusciti a convincere la Sud Corea a non mandarli obbligatoriamente per la leva. Però che cosa succede? Succede che c'è il blocco del calcio mondiale. Mondiale, cioè il blocco del calcio, ovviamente anche in Inghilterra, per il coronavirus. E quindi l'hanno chiamato e hanno detto: Son, vieni qua. Vieni a fare l'allenamento addestramento militare. Io vado a leggere l'articolo, ragazzi, ve lo vado a leggere. Aspettate, eccolo qua. Ve lo volevo dire perché secondo me, insomma, è abbastanza importante parlarne. E secondo me è abbastanza clamoroso. Dice: effetti collaterali minimi ma pur sempre indesiderati dello stop per l'emergenza coronavirus. Son Heung-min, l'attaccante sudcoreano del Tottenham, sarà costretto per un mese a sottoporsi all'addestramento militare in un campo di Marines per adempiere al suo obbligo di servizio militare. In Corea del Sud tutti gli uomini, tutti, ricadono in questo obbligo di leva per il periodo di 2 anni al fine di formare una forza militare di 600.000 soldati. Pronta a fronteggiare il pericolo di una guerra con la Corea del Nord. Son aveva ottenuto l'esenzione dopo la vittoria nella medaglia d'oro ai giochi asiatici disputati in Indonesia nel 2018. Ora, lo stop della Premier lo ha spinto a tornare a casa dopo che una frattura al braccio l'aveva già costretto ad interrompere l'allenamento da metà febbraio. I media coreani riferiscono ora che Son non potrà più sottrarsi alla sua leva. Dal 20 aprile farà addestramento in una base sull'isola di Jeju. È clamoroso a mio modo di vedere perché un calciatore professionista, tra i migliori tra l'altro al mondo in questo momento, quindi è abbastanza in risonanza mediatica questa cosa, che parte per fare la leva obbligatoria del militare, secondo me è veramente clamoroso. Anche qua ne parlano, dicono, vabbè, questo è lo stesso articolo identico spiccicato, in Corea del Sud tutti gli uomini devono fare la leva obbligatoria. Mi lascia basito, veramente mi lascia basito. Poi voi direte, vabbè, sì, ma che male c'è? Nel senso, i nostri genitori l'hanno fatta tutti la leva obbligatoria, l'hanno tolta. L'hanno tolta, però al di là di questo, in Corea c'è ancora, ok? Però vedere una cosa così vicina fa strano, perché voi direte, vabbè, sì, ma la fanno tutti in Corea. Sì, ho capito, ma questo è un calciatore, ok? Questo è uno di quelli che è al Tottenham, quindi è così affermato che pensare che durante il coronavirus, proprio, cioè, il momentino, un momento, un attimo, regà, un attimo che stoppano il campionato, stoppano, vieni, vieni, Son, muoviti, vieni a fare subito la leva obbligatoria, corri, e quindi l'hanno preso, regà, questo da... Da quando è? Ve l'ho detto, 20 aprile, 20 aprile lo mandano sull'isola di Jeju a fare la leva obbligatoria. Clamoroso, clamoroso. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, mi raccomando, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto, io vi ricordo, mi raccomando, di lasciare tantissimi mi piace. Buon shalalalene come sempre, ci vediamo ad un prossimo video.